Quella che voglio raccontarvi adesso è la storia di due pistole, entrambe regolarmente denunciate ed entrambe, per modo diverso, assassine. Una calibro 38 del papà è in casa, a prenderla è un ragazzo sedicenne, la usa per sparare a un coetaneo, Giuseppe Balboni di Zocca. La seconda pistola spara nella notte tra il 25 e il 26 aprile del 2012, quando Franco Birolo sorprende Igor insieme a dei complici all'interno del suo negozio. Avevano sfondato una vetrina. Stanotte incontro Daniele, il papà di Giuseppe, e Franco, il tabaccaio. Da quella notte del 2012, Franco Birolo ha affrontato 3 gradi di giudizio ed è stato definitivamente assolto nel procedimento penale, poiché gli è stata riconosciuta la legittima difesa putativa. Tuttavia, ha ancora un contenzioso aperto in sede civile con i familiari della vittima. Si è da poco concluso invece il processo dell'assassino di Giuseppe Balboni, condannato a 14 anni e 8 mesi per omicidio. Una lite per soldi finita in tragedia. Così viene ucciso Giuseppe Balboni, a 16 anni appena. L'assassino, suo coetaneo, gli spara per 2 volte con la pistola del padre, colpendolo sul volto. Poi occulta il cadavere in un pozzo. Per 9 giorni il corpo senza vita del ragazzo resta lì, nascosto, fino alla tragica scoperta. Daniele, benvenuto. Grazie. Benvenuto, Franco. Prego. Franco, Daniele, sono qui per capire da voi quanto un'arma ha cambiato la vostra vita. Franco, voglio cominciare da te. La mia vicenda inizia nel 2012, quando 4 individui con una macchina rubata hanno sfondato la porta del mio negozio, che comunicava tramite una scala interna al piano superiore dove io abitavo. Che cosa è successo? Hai preso subito l'arma? Io sono sceso armato, perché durante la notte me la portavo appresso. Io ho visto queste persone, la prima che ho visto quando sono entrato in negozio, l'ho solo seguita gridandogli di fermarsi. Questo non mi ha proprio considerato, ha preso la porta ed è uscito. Mi sono accorto alla mia sinistra, da dietro, di un secondo soggetto che mi stava scagliando in quel momento il cassetto del registratore di cassa. E proprio in quel frangente che lui me lo stava scagliando, io ho alzato l'arma e ho sparato. Hai sparato senza pensare? Chiudendo gli occhi anche. Quanti colpi hai sparato? Un solo colpo. Quel colpo di arma da fuoco interrompe la vita del rapinatore. Si chiamava Igor. Un ragazzo di 23 anni, sì. 23 anni. Perché eri armato, Franco? Mi sentivo più protetto, più sicuro. Non volevo subire un'aggressione, volevo avere qualcosa che mi consentisse di difendermi, perché spesso e più volte hanno tentato anche di entrare nella mia attività. Fortunatamente non ci sono mai riusciti. Ma quando l'hai comprata, hai pensato al momento in cui un giorno l'avresti usata? No, io non avrei mai voluto usarla, e infatti quell'arma lì non aveva mai sparato prima. Tu sei stato processato, assolto. Ho fatto 3 gradi di giudizio e adesso molto probabilmente mi presto ad avere un ulteriore grado di giudizio nel civile, però. Nel civile, perché con la vecchia legge sostanzialmente tu potevi essere assolto in sede penale, ma potevi essere processato in sede civile, chiamato a rispondere dei danni. Ed è così che è successo, perché la famiglia di Igor a un certo punto ti chiede. Ha chiesto un primo contatto, un primo colloquio, che io ho rifiutato, per chiedere questo indennizzo, che non è stato quantificato. Oggi non sarebbe più possibile? Adesso non è più possibile, con la nuova legge questo non è più possibile. Quindi qualcosa di buono ha portato questa legge. Cioè tu sei. Oggi rifaresti la stessa cosa? Se ti trovassi nella stessa condizione? Diciamo che non è che le cose vadano sempre nello stesso modo. Se andassero nello stesso modo, sicuramente mi comporterei in maniera diversa. Cioè? Quindi magari sparerei in aria, oppure sparerei dal balcone, cercherei di farli desistere prima di avere un contatto
fisico. Si è mai pentito di avere fatto quella... Io sono dispiaciuto che abbia perso la vita un soggetto, un ragazzo giovane. Daniele, lei ha avuto un figlio che è rimasto ucciso perché c'era un'arma a disposizione ed è morto. Sì. Sentendo la storia di Birolo, che cosa le viene in mente? È una storia che mi fa portare alla mente quei giorni e provo un gran dolore e penso che le armi siano un potenziale incredibilmente pericoloso. Credo che non si possa mai prevedere quello che succede dopo. Suo figlio Giuseppe viene ucciso da un coetaneo che trova un'arma a disposizione, ce l'aveva in casa il padre, e gli spara per un contrasto, per un litigio probabilmente. Lei ha mai pensato che suo figlio potesse essere a rischio? No, mai. Non ho mai pensato che in quella casa ci fosse un'arma perché non ne vedevo la motivazione, non ho mai pensato lontanamente che quel ragazzo che era venuto anche a casa nostra avesse potuto impugnare un'arma per sparare a mio figlio. Un pensiero del genere non mi ha mai sfiorato. Giuseppe non aveva armi, come ha detto invece il suo assassino. Perché il suo assassino dice che Giuseppe lo avrebbe minacciato con un coltello. Esattamente, ma questo coltello non c'era, non esiste, non è stato trovato e non c'è traccia. Senta, senza quell'arma a disposizione del ragazzo che ha sparato, secondo lei questa vicenda sarebbe andata in che modo? Sarebbe andato totalmente in modo diverso. Sicuramente senza quell'arma Giuseppe sarebbe ancora vivo, magari con un occhio nero o qualche ferita da una scazzottata, da un litigio con questo ragazzo, ma nella maniera più assoluta... Lei non è convinto, Biron? No, io forse sono in disaccordo con il signor Daniele perché lo sento convinto che sarebbe andata in maniera diversa. Birolo, senza un'arma a disposizione, magari i ragazzini avevo a 16 meno anni... possibilità, avevo meno possibilità, ma magari fanno una botte, detto, sicuramente ma... sarebbe ancora vivo. Sì, sì, è un evento imponderabile, però sicuramente l'arma ha facilitato tantissimo questo tipo sicuramente di c'è stato epilogo che è successo. E qui abbiamo un'arma che, a mio modo di vedere, non aveva ragione di esistere, cioè non è che ci fosse da difendere chissà cosa in quella casa, non mi sembra un comportamento utile, ma a maggior ragione lasciarla libera in cucina o dov'era incustodita è un comportamento veramente deplorevole, insomma, ecco. Quindi questo è quello che non riusciamo ad accettare, insomma, ecco. È una cosa molto dura. Lei ha fatto una battaglia su questa storia di suo figlio creando un'associazione, gli Amici di Balmo. Abbiamo cercato, stringendo i denti, di trovare qualche motivazione per trasformare una situazione molto grave e pesante in qualcosa, diciamo, che innanzitutto potesse ricordare Giuseppe, creando un centro giovanile dove si possono fare delle attività che sono di tipo ludico, quindi giochi, piuttosto che anche attività culturali. Usare la morte di Giuseppe per costruire qualcosa di positivo. Costruire qualcosa di positivo e ricordarlo per tutte le persone che gli hanno voluto bene, giusto portare anche questo testimonianza, diciamo. Il fatto che in Italia ci sia questa voglia di armi, voglio chiudere con questa domanda da farvi, da fare a entrambi. Questa voglia di sicurezza, questo bisogno di avere qualcosa addosso, è legittimo o no? Io sentivo appunto che il signor Daniele fa parte di un'associazione, ha costruito questa associazione, anch'io seguo alcune associazioni. A far parte di queste associazioni ci sono vittime che hanno perso mariti, mogli, figli, dovuti ad aggressioni che hanno subito all'interno della propria casa, sono stati malmenati, picchiati. Questi, se avessero avuto una pistola, l'avrebbero usata. Cosa ha da dire? Dal mio punto di vista non è legittimo, perché sicuramente quando viene in casa un ladro che cerca di portarti via qualcosa, il ladro è sicuramente più preparato di te. Tu non sei all'altezza di sostenere la sua aggressività. Loro non hanno nulla da perdere e tu invece hai tanto da perdere. Franco, Daniele, grazie per la vostra attenzione. Grazie dell'invito. Grazie.